Benvenuti in un nuovo video e benvenuti. Sono 3 ore facendo l'intro, cioè da una settimana che non registro, ma perché mi devo impappinare proprio adesso? Ok. Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video assaggio. Sì, oggi è 9 giugno e io sto ancora a maniche lunghe, perché raga, fuori c'è un tempaccio assurdo e quindi fa freschetto, ma bando alle ciance. Oggi sono qui per provare questi wafer gluten free, quindi per chi è allergico al glutine, ecco qui la soluzione. Gluten free sono dei wafer proteici della Fit Porno. Spero che non mi bannano il video. YouTube fa il bravo, è un marchio, eh. Allora, sono usciti 4 gusti, li trovate sul sito di AS Food e come sempre avete il mio codice sconto che è Giulia010. Io inizierei da questo gusto qui che sarebbe, c'è scritto cappanocciola, comunque per farla in breve, però questa confezione è un po' sul giallo, mi ricorda un po' il limone, cioè non fate queste cose se poi il gusto non c'è. Comunque, sapete, sono una patita di limone. Eccola qui, oh. Allora, se praticamente all'interno c'è la crema di nocciole bianche e fuori cioccolato al latte, eccolo qua. Vi dico i valori, allora è 30 grammi, quindi da 30 grammi, no vabbè, i valori ve li scrivo, mi devo muovere perché già si sta iniziando a sciogliere. Vabbè, alla fine i valori saranno un po' standard come un po' questi prodotti in generale, però ve li lascio scritti. Si sta sciogliendo tutto! Tutto! Dovevi metterli in frigo! Che testa di merda che hai! Eccolo qui, assaggiamo! Un po' pastoso, probabilmente perché dentro c'è la crema proteica. Però che buono. Mi ricorda un po' il Kinder Bueno, Wild. Mamma mia, raga, c'è un botto di crema. O perché forse si sta un po' sciogliendo, ma... Raga. Vi giuro che è buonissimo, sembra non Kinder Bueno normale, ma Kinder Bueno White. Proprio perché all'interno c'è la crema di nocciole bianche. Però è veramente super super buono, quindi promossissimo. Diciamo, non voglio dare i voti, facciamo direttamente la classifica, ma alla fine questi gusti sono sempre buoni. Ok, bevo e ritorno da voi. Voglio continuare sulla scia di nocciola, quindi proviamo. Wafer gluten free nocciutella, che sarebbe un wafer ricoperto sempre esternamente di cioccolato al latte e all'interno una crema di nocciola semplice. Mamma mia. Dai, questo meno sciolto. Yuppie. Eccolo qui. Mamma mia, questi sono proprio buoni. Diciamo che sono i miei snack preferiti in generale. Sento un pizzico di amaro. Non lo so. Questo tipo non mi fa impazzire. Tipo già tra i due. Preferisco nocciutella, scusatemi, come si chiama? Nocciola. Già dei due, tra i due, preferisco nocciola. Anche nocciutella buono, ma mi aspettavo di sentire un po' il gusto, diciamo, della nocciola alla fine fondamentalmente, ma prevale un pizzico di fondente. Io sento una nota di cioccolato fondente, forse non so, forse sono io, non lo so, però sinceramente tra i due gusti preferisco nocciola, anche nocciutella è buono, non è che non sia buono, però tra i due per me il più particolare è nocciola. Sì, io mi confondo, però è nocciola, cioè il primo che ho assaggiato, anche perché la crema, a parte che raga sono un botto farciti, però non lo so, quella crema, buona raga, fuori. Ok, o forse perché sono anche un po' team, diciamo, cioccolato bianco, quindi mettiamola così, però
Se siete come me, nocciola dritto nel carrello, ok? Ma sì, sganciamo la bomba. Pistacchio. Pistacchio. Raga, fuori sono in decima, secondo me fuori, ma adesso non ricordo perché ho letto la descrizione, ma sapete la mia memoria è abbastanza breve su queste cose. Mi sembra, almeno da fuori, che sia fuori ricoperto di cioccolato bianco e se è così avete vinto già. Ora all'interno è una crema di pistacchio. Quindi se è fuori è bianco io già ve lo promuovo. Lasciatemi vedere. Bravi. A me raga, in generale l'hanno capito tutti. Pure le barrette che provate in altre aziende che ora non ricordo. Pistacchio associato a cioccolato bianco perché è una combo che spacca, ma spacca di brutto veramente. Invece provai pure barrette con fuori cioccolato al latte e dentro comunque diciamo pistacchio, ma raga non ci azzecca proprio, cioè sono proprio due gusti che insieme non legano. Invece cioccolato bianco, mamma mia raga, tipo cioccolato bianco per il... no, mettete tutto in frigo, fate bene. Tipo questo è intatto, eccolo qua. Mamma mia, raga, ma cioè, io adoro il cioccolato bianco proteico, ma proprio in generale di queste barrette proteiche, di questi wafer proteici, cioè, raga, adoro, cioè, è proprio buono. Assaggiamo. Vabbè, oddio. Primo posto, no? Sarà capito? Raga, veramente buono. Io già avevo la mia classifica in mente, ma proviamo l'ultimo gusto. Fondente e cocco. Allora, io qui, cioè... metterei già al terzo posto per la grafica, cioè questo azzurrino che sapete che a me fa letteralmente impazzire. Io presumo che fondente e cocco, che esternamente è fondente e all'interno mi aspetto di trovare una crema al cocco, anche se secondo me è l'incontrario, eh. Sì, secondo me è fantastica loro. No, forse no. Eccolo qua. Scopriamo. Giuro che non ho letto la descrizione. Mi sono fermata principalmente su nocciola e nocciutella. Mamma mia raga, che buono. Raga, mamma mia, buonissime. Allora vi dico già che io tra tutte e quattro, quella che non riacquisterei è nocciutella, perché sinceramente è buona, ma rispetto alle altre non è niente di eclatante. Però posso dire che fondente e cocco, questo ovviamente è il mio parere personale che non interessa a nessuno, ovviamente, però ognuno è libero di dire ciò che vuole, quindi posso. Spero, comunque sto scherzando, forse invece del cioccolato fondente avrei lasciato la copertura esterna con cioccolato al latte, perché il cocco si sente, è solo che il cioccolato fondente prevale troppo. Quindi io avrei usato, forse non so, forse è una combo che insieme non sta bene, però secondo me nella mia testa... cioccolato al latte, io avrei fatto cioccolato al latte esternamente e cocco internamente, perché secondo me andava ancora di più a valorizzare la crema al cocco, ma anche così è buono.
Comunque, primo posto pistacchio, secondo posto nocciola e terzo posto fondente e cocco. Quindi, raga, fatemi sapere se voi già l'avete provato, non lo so, se la pensate come me oppure non la pensate come me. Niente, raga, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!